Ciao a tutti, oggi facciamo l'analisi di Starbucks. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda, ti ricordo come al solito che hai la possibilità di chiedere in maniera totalmente gratuita un mio personalissimo parere su una qualsiasi azienda che vuoi che venga analizzata se condividi questo video e se metti un like. Dopo che l'hai condiviso, potrai scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere e se metti un like ovviamente anche alla pagina avrò modo di citarti per informarti una volta pronto. Tornando all'analisi, Starbucks non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, la conosciamo tutti. Ha un brand molto forte e andiamo ad analizzare i dati degli ultimi 4 anni. Possiamo notare come i fatturati siano cresciuti del 36%, l'utile netto sul fatturato salito del 2,5% circa, utile netto in crescita del 40%, EBIT, quindi gli utili ante imposte, cresciuti del 36%, aliquota scesa del quasi il 4%, profitto lordo in crescita del 40% circa. Margine di profitto lordo in crescita del 2,28%, debito corrente in crescita quasi del 40%, debito a lungo termine in crescita del 92%. Inserendo il numero di azioni in circolazione, possiamo notare come l'utile netto per azione sia cresciuto del 40%, mentre il debito per azione sia cresciuto del 38%, quasi 39%, creando un rapporto debito-utile che va a scendere dello 0,42% in 4 anni. Rapporto debito-utile che andiamo ad analizzare più nel dettaglio. Nel 2014 per ogni euro di utile crea 1,47 euro di debito, nel 2015 crea per ogni euro di utile 1,32 euro di debito, nel 2016 per ogni euro di utile crea 1,61 euro di debito, nel 2017 praticamente uguale al 2014 per ogni euro di utile crea 1,46 euro di debito. Spese generali amministrative di vendita in crescita del 40%, leggermente troppo alte rispetto al profitto lordo, ammortamenti in crescita del 42%, ma direi che sono comunque nella norma. Ora, per quanto riguarda il prezzo, secondo me un suo giusto prezzo è intorno ai 40 dollari per azione, quindi adesso quota circa intorno ai 60 dollari, quindi è leggermente sovrastimato per i miei parametri. Diciamo che per avere dei margini di sicurezza, l'ideale sarebbe acquistarlo intorno ai 20 dollari per azione. Lo so che adesso è troppo alto rispetto ai 20 dollari perché è a 60, però se si vuole comprare a sconto bisogna essere disposti anche ad aspettare. Altrimenti si finisce con l'avere dei portafogli pieni di azioni che sono lì in stallo, che non stanno andando né su né giù. Di conseguenza, io preferisco comprare a sconto. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia, personale. Spero che questo breve video ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda, devi prima condividere questo video e mettere il like. Se metti il like anche alla pagina, posso citarti per quando il video sarà pronto. Dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dica il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!